Black Friday è un giorno importante dove, nei paesi dove questo è diventato una tradizione, è un indicatore per una guida, diciamo, anche per gli esercenti per quanto riguarda il consumo, perché dà un indicatore di quanto ci sia predisposizione nella fase presaldi del consumatore a comprare, ad acquistare, quale merce acquistare in questa fase. E quindi credo che per questo sia importante. Io sono felice perché soprattutto i commercianti e gli esercenti fanno squadra. Noi in questo li appoggiamo e li appoggeremo sempre, perché ci sembra importante riportare l'attenzione su quello che è il nostro motore principale, il motore della nostra economia. Quanti sono i commercianti che hanno aderito a questa iniziativa? Siamo oltre 120 e qui devo dire che va fatto davvero un ringraziamento, come dicevo poco fa, a tutti i colleghi, i quali sono stati sollecitati e hanno aderito in maniera massiccia. Un invito potrebbe essere rivolto anche fuori al Teramano? Assolutamente sì, proprio perché poi la comunicazione è stata fatta su tutta la provincia e soprattutto regione, soprattutto sulla costa, proprio perché ci auguriamo che siano in tanti a venire a Teramo, considerando poi la scontistica, devo dire, molto impegnativa, ma molto importante anche per i clienti. Le proposte, ricordiamolo, sono di oltre 100 punti vendita scontate fino al 30%. Esatto, ogni negozio indicherà la propria scontistica, partiamo venerdì 27, tra l'altro con l'illuminazione, accenderemo le illuminazioni natalizie, che questa è la prima volta che succede. Poi avremo il sabato, apertura totale fino alle 24, con delle band che gireranno per la città, e poi domenica avremo degli artisti di strada e saremo aperti anche la domenica.